È stato finalmente ritrovato il dipinto dell'artista francese Édouard Manet nella casa di un bizzarro boss. Che ti sei fumata? Qui vi mostro la mia opera ispirata all'artista. È stata la parte più divertente di Lupin, dove il noto ladro si è ritrovato faccia a faccia con una delle opere più famose di tutti i tempi, scomparsa più di 30 anni fa. Quanto vale? Tanti zeri. Attualmente la ricompensa offerta per la restituzione è di 10 milioni di dollari. La mattina presto del 18 marzo del 1990, due uomini in uniforme della polizia suonarono il campanello del museo, avvertendo che stavano rispondendo a una chiamata dell'istituzione. Stordito, il guardiano fece entrare i due truffatori, venendo ammanettato con un altro impiegato nel seminterrato. Un furto troppo facile anche per Lupin. Viva la vita!